Sono circa un centinaio in Emilia-Romagna le comunità cattoliche di immigrati. Se volessimo abbozzare una suddivisione per lingua o rito, risulterebbe un elenco di almeno 22 gruppi con i quali si può fare un po' il giro del mondo. Dall'Europa abbiamo comunità albanesi, rumeni di rito bizantino e di rito latino, polacchi, ucraini di rito bizantino, ungheresi e alcune famiglie Arbresh, gli italo-albanesi di rito greco. Dall'Africa comunità unificate dalla lingua anglofona e comunità francofone, oltre agli eritrei di rito abissino e malgasci. Dall'Asia abbiamo comunità del Bangladesh, dello Sri Lanka di etnia cingalese e di etnia tamil, filippini, indiani di rito latino del Kerala, indiani di rito siro-malabarese, indiani di rito siro-malankarese, vietnamiti, pakistani, bangladesi e cinesi. Abbiamo comunità dall'America Latina unificate dalla lingua spagnola, soprattutto Perù, Ecuador e Argentina, e brasiliani. A tutti questi gruppi cattolici si aggiungono le decine di comunità ortodosse bizantine e ortodosse orientali, che per la maggior parte sono ospiti di strutture cattoliche, da Romania, dai paesi slavi, Grecia, Bulgaria, armeni, eritrei, copti. È una varietà talmente ampia che meraviglia e forse può preoccupare come integrare lingue e culture così diverse, sebbene unite nella fede. Può una parrocchia essere capace di accompagnare il cammino di fede con una tale varietà di linguaggi e di culture? La sfida è quella di aiutare gli immigrati a mantenere viva la loro fede anche nel paese che li accoglie, ma anche quella reciproca di arricchire le chiese locali italiane con la ricchezza culturale e spirituale di queste comunità. È anche attraverso le lingue e i riti e le culture di questi gruppi che le nostre chiese locali oggi possono mostrare visibilmente il volto del loro essere cattoliche. La Chiesa ha dato a queste domande risposte diverse: cappellanie, parrocchie personali, soprattutto per i fedeli dei riti orientali, parrocchie territoriali che estendono la loro cura ad alcuni gruppi etnici, semplici nuclei di famiglie che in modo occasionale ricevono la cura pastorale di sacerdoti connazionali. Spesso si tratta di religiose o religiosi, ex missionari tornati in Italia che si prendono cura delle comunità originarie dei paesi di missione, oppure sono preti fidei donum stranieri accolti nelle nostre diocesi per questo ministero. Altre volte sono studenti che vengono a formarsi in Italia e che in alcuni fine settimana possono seguire pastoralmente gruppi di famiglie che si ritrovano a pregare per celebrare l'Eucaristia o per confessarsi. Quando la comunità è nutrita e motivata, si attivano convenzioni con i vescovi dei paesi di origine per ricevere un cappellano dedicato che non di rado assume anche altri incarichi pastorali nella diocesi che lo ospita. Alcune comunità vivono con più fluidità l'integrazione nelle parrocchie per caratteristiche interne alle ragioni della migrazione o per maggior facilità a comprendere l'italiano. Spesso sono alcuni laici a convocare e ad animare la comunità e forse si potrebbero individuare proprio in figure come queste quei nuovi ministeri che il Papa intende promuovere nella Chiesa. Non è facile migrare la fede e gli ostacoli che queste comunità affrontano per salvare un aspetto così prezioso della loro umanità ci restituiscono il senso di una necessità che è anche nostra, di fronte alla quale le barriere linguistiche e culturali lasciano il posto al fascino di una testimonianza credibile, di una speranza che non muore. La presenza dei migranti e dei rifugiati, scriveva il Papa nel suo messaggio, rappresenta una grande sfida, ma anche un'opportunità di crescita culturale e spirituale per tutti. Grazie a loro abbiamo la possibilità di conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua diversità. Possiamo maturare in umanità e costruire insieme un noi più grande. Nella disponibilità reciproca si generano spazi di fecondo confronto tra visioni e tradizioni diverse che aprono la mente a prospettive nuove. Scopriamo anche la ricchezza contenuta in religioni e spiritualità a noi sconosciute e questo ci stimola ad approfondire le nostre proprie convinzioni.